Un po', ammettiamolo, sembra di tornare indietro. Siamo di nuovo a pendere dalle labbra della cabina di regia che dovrà decretare se e quali regioni prenderanno una fascia diversa da quella bianca. L'Abruzzo, almeno a questo giro, non figura tra le regioni a rischio. Molto probabile invece il passaggio della Sicilia in zona gialla. Ma davvero, come siamo messi? Quali sono i dati più aggiornati? Sono ancora accettabili quelli dell'Abruzzo perché come incidenza non ancora superiamo l'incidenza quella che veniva considerata una volta per il passaggio di zona e di fascia. La vaccinazione sta proteggendo i vaccinati comunque sia perché anche i casi ricoverati prevalentemente sono casi o non vaccinati o casi vaccinati con patologie che espongono alle infezioni in generale. E abbiamo 14 persone ricoverate in terapia intensiva in tutta la regione all'interno della rete Covid, poi una rete che può essere espansa fino a 200 posti letto, quindi il parametro è il 10%, noi scatterebbe intorno al 18-20 ricoverati, quindi abbiamo ancora dei margini. Nell'area medica addirittura la percentuale è ancora più bassa perché stiamo intorno al 5%, 6%, perché abbiamo circa 1500 posti letto da poter dedicare all'area medica, quindi siamo ancora con 73 pazienti ricoverati, un parametro molto buono, ma noi abbiamo dato forte indicazione sul volere dell'assessore del presidente all'utilizzo dei monoclonali, che in questo momento sono fondamentali per trattare in modo preventivo, per evitare quindi complicanze, sia ai non vaccinati, che diventano positivi, soprattutto se a rischio per alcuni fattori, sia agli ultra 65 anni, perché sappiamo che in quella fascia la letalità storicamente è quella più importante. Ci sono persone che dicono che in realtà non vengono sviluppate abbastanza le cure possibili perché ci sono degli interessi attorno al vaccino. Io le chiedo se questo può essere un argomento plausibile, posto che anche sviluppare i farmaci immagino che favorirebbe alcuni interessi di alcune case farmaceutiche, quindi si tratterebbe solo di scegliere dove andare a prendere i guadagni. Soprattutto i farmaci sono più potenzialmente dannosi o meno dannosi di un vaccino? Allora, sicuramente il metodo migliore per gestire la malattia infettiva è quello di non contrarla, quindi sappiamo che i vaccini hanno salvato l'umanità perché insomma noi oggi siamo circa 6 miliardi, se non ci fossero stati i vaccini obbligatori saremmo un terzo, ma soprattutto è molto più fisiologico immunizzarsi con un vaccino che assumere tanti farmaci, perché insomma i farmaci comunque hanno anche loro dei grandi effetti collaterali, possono esporre problemi di tossicità, quindi sicuramente la strada della ricerca farmacologica è una strada ancora in salita. Questo è un virus che sta sconvolgendo anche quelli che sono i protocolli terapeutici delle malattie infettive.